Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. La rabbia e il coraggioso sfogo sui social della 19enne vittima della violenza di gruppo a Palermo. Avete rotto, basta con questa storia ignobile che una se la va a cercare. Con queste accuse un'altra ragazza, come me, potrebbe anche ammazzarsi. Reddito di cittadinanza. Dal 1 settembre 9.000 siciliani resteranno senza il sostegno. A Sicilia 24 la storia di Luana. Non siamo degli scansafatiche. Liste d'attesa e sprechi nella sanità regionale. Il portale delle prenotazioni non funziona. Per gli utenti i tempi delle visite si allungano. A Librino il degrado del Palazzo di Cemento che doveva diventare simbolo di legalità. Ascensori guasti, fogne a cielo aperto, botteghe sventrate. A Gela turista rischia di soffocare per un boccone andato di traverso. Barista lo salva con una manovra di pronto intervento. La scalinata della cattedrale non è uno stadio. A Noto il concerto di Levante entusiasma il pubblico, ma il parroco denuncia gli irreparabili danni subiti dai gradini della chiesa, monumento del barocco. Ultimi colpi di calciomercato per le siciliane. Il Catania lavora in uscita, intanto vola la campagna abbonamenti. Bentrovati a Sicilia 24, rompe il silenzio la ragazza di 19 anni vittima dello stupro di gruppo a Palermo. Con rabbia lo fa e con un coraggioso sfogo sui social. Basta con questa storia ignobile che me la sono cercata per come mi vesto e per i miei video. Ci sono ragazze che con queste stesse accuse potrebbero ammazzarsi. Intanto è un'ondata di solidarietà sui social nei suoi confronti. Eva Spampinato. È uno sfogo rabbioso quello che la vittima dello stupro di gruppo di Palermo consegna ai suoi social. Con coraggio e senza giri di parole posta due storie su Instagram in cui scrive: «Avete rotto, smettete di dire che me la sono cercata per i miei video e per come mi vesto». Ve lo dico usando un francesismo: mi avete rotto la pazienza. Con cose del tipo: «Ah, ma fai video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo». Ma certo, è per come si veste. «Me ne dovrei fregare», scrive la diciannovenne. «Ma non lo dico per me. Dico che se andate a scrivere cose del genere ad altre ragazze, che fanno post come i miei e alle quali succedono le cose che sono successe a me, queste si potrebbero ammazzare. Sapete cosa significa suicidio? Io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, altrimenti avrei già tolto i video su TikTok quando la notizia è uscita perché sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro. Io non cambio, perciò chiudetevi la boccuccia». E intanto il branco si vantava sui social e in rete di quello che aveva fatto. Il profilo dei violentatori palermitani è praticamente lo stesso per tutti: voglia di apparire, tatuaggi e vestiti griffati. Marco Gullà. C'è il leader del gruppo che ha ripreso tutta la violenza con il suo cellulare, poi probabilmente voleva mettere tutto in rete prima di capire di fare un errore clamoroso e cancellare i video, che però sono stati ugualmente trovati dagli inquirenti. Passano i giorni, ma emergono sempre più particolari sullo stupro di gruppo di Palermo del 7 luglio scorso. Appunto, il branco, ragazzi che però adesso implorano i giudici di scarcerarli perché hanno paura del carcere, piangono, si disperano, inventano di non aver mai fatto nulla. Nel branco di Palermo il profilo è quasi uguale per tutti: apparire sui social, tatuaggi, vestiti griffati, occhiali di ultima moda e poi quella continua ricerca di apparire tra dirette su TikTok e video di ogni genere. Abbiamo chiesto ad un noto psichiatra siciliano se quello che è stato fatto alla povera ragazza 19enne deriva anche da quello che si apprende nel web. La rete è, soprattutto in questo momento, una sorta di amplificatore di odio. L'odio è anche questo una pulsione, e purtroppo non è, contenuta dal sentimento, è un agito. E l'odio passa dalla possibilità che ognuno di noi canalizza gli aspetti non risolti all'interno di questo sentimento, tra virgolette. Per cui c'è una mancanza di contenimento, la mancanza delle istituzioni, la mancanza delle famiglie. Bisogna far sì che questi giovani possano recuperare gli aspetti più positivi e più, se mi fate passare il termine, anche spirituali, perché oggi c'è una desacralizzazione totale. Il web, che a volte diventa giungla per i giovani, ma anche specchio per risaltare le proprie gesta, anche quelle più brutali.
Dal 1 settembre altre 9.000 famiglie siciliane non riceveranno più l'assegno dal reddito di cittadinanza. Molti di loro non sanno che non riusciranno nemmeno ad accedere al nuovo supporto previsto dal governo. Si tratta di 350 euro per 12 mesi per accedere alla formazione e il lavoro. Ma chi sono i percettori del reddito? Davvero tutte persone che non vogliono fare nulla? Ecco, una ragazza è scesa in piazza a Catania per protestare. Eva Spampinato. Sono ritrovata abbandonata anche dallo Stato italiano in quanto ritenuta occupabile in una città che non offre praticamente quasi lavoro se non irregolare o in nero. Luana ha 30 anni, vive da sola da 11, non ha il supporto della famiglia e ha spesso lavorato in nero o con contratti lavorativi indecenti. Come lei, quasi 9.000 siciliani hanno ricevuto ad agosto l'SMS da parte dell'INPS di fine reddito di cittadinanza. Luana è una giovane occupabile, ma non sa se dal 1 settembre, tra 5 giorni, riuscirà ad accedere al nuovo sussidio da 350 euro, supporto per la formazione e il lavoro, che però è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione. Senza corso, niente supporto. Ieri, in piazza, per l'ennesima protesta, ha raccontato ai nostri microfoni come il sistema dei centri per l'impiego, fino ad ora, non abbia funzionato. Il centro per l'impiego non mi ha completamente calcolata in questi anni, sono stata convocata soltanto una volta e sono stata io a presentarmi al centro per l'impiego altre volte. Molte agenzie non mi rispondono perché magari invio un curriculum ma non ottengo risposta, forse perché non inerente alle figure che loro ricercano, e non iniziate a dire non vogliamo lavorare. Io ho sempre lavorato in nero, la verità, non c'è niente di male a dirlo, questo è quello che ci offre l'umanità e questo ci prendiamo. Ho lavorato anche con un contratto misero che in realtà non era regolare neanche quello, perché da un part time in realtà facevo doppio turno da 10 ore e mezzo, quindi comunque alla fine facciamoci un giro qua nelle città, qua a Catania, anche al centro storico, nei negozi, e chiediamo che tipologia di contratto hanno tutti i dipendenti. La Sicilia è la regione in cui sono arrivati più SMS in tutta Italia, sono 8.900, 2.914 a Palermo, 2.222 a Catania, le famiglie interessate in questo secondo invio di fine agosto. Liste d'attesa inaccettabili nella sanità siciliana. La regione convoca i direttori sanitari e generali delle aziende. Scontro intanto nella maggioranza sul nome del nuovo commissario per l'emergenza depurazione. Manlio Viola. 11 mesi per un TAC non urgente, 5 mesi per un controllo oncologico, impossibile prenotare esami urgenti e il portale del CUP, il centro unico prenotazioni, che funziona a singhiozzo, rendendo ancora più difficile la situazione. Sono i casi denunciati dai siciliani, simbolo della situazione inaccettabile delle liste d'attesa nell'isola, per far fronte alla quale il prossimo 8 settembre i direttori generali e sanitari sono stati convocati alla regione. Ma l'ASP 6 di Palermo annuncia che la riduzione delle liste d'attesa post-Covid è già stata attuata, passando da 22.000 prestazioni in lista nel 2022 a 3.605 in attesa in questi giorni. Non è l'unico tema comunque per la politica al rientro dalle ferie, pronti via ed è subito scontro. Nel mirino del presidente Schifani la scelta del ministro Gilberto Pichetto di nominare Fabio Fatuzzo nuovo commissario per l'emergenza depurazione e con lui due subcommissari, fra cui il siciliano ed ex assessore regionale Toto Cordaro. Nomine politiche prive di specifiche competenze, secondo il presidente della regione, che attacca la scelta. Con lui anche la Lega e Noi Moderati, ma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza, gli risponde a muso duro. Non ci siamo mai permessi di criticare le nomine di Schifani, né quando hanno riguardato ex deputati, né quando talvolta i designati si sono dimostrati essere degli scienziati. Infine polemica anche sui fondi comunitari e in particolare sul PNRR. Per il PD sarebbero stati tagliati da Roma 1.400.000.000 destinati alla Sicilia e la regione sarebbe rimasta a guardare. Per Schifani invece i dati del PD sono errati e nessun investimento andrà perduto. A Catania l'ex palazzo di cemento nel quartiere di Librino doveva diventare simbolo di legalità, ma a quasi 3 anni dalla consegna si presenta con ascensori guasti e circondato da discariche a cielo aperto. Emanuela Corsi. Da quartier generale dello spaccio a simbolo di riscatto e legalità, la Torre Leone di Librino, meglio conosciuta come ex Palazzo di Cemento, a distanza di 2 anni dalla consegna, ecco come si presenta. Infiltrazioni, fognature che scoppiano, infrastrutture incomplete, ascensori che non funzionano. In questo stabile di 16 piani ci sono 96 famiglie, alcune costrette a vivere in pochi metri quadrati. È una vergogna presentare una casa di questa. Mio figlio ha 3 figli e 2 sono 5. Una casa che non possono neanche dormire.
dormire, proprio piccola piccola. Quanti metri quadrati è questa casa? Ma sarà 50 metri, 48, non è che lo so. Tanti poi i disabili residenti e gli anziani che rischiano quotidianamente di restare bloccati per ore in uno dei due ascensori di cui è dotato il palazzo, l'altro è fuori uso, nonostante i vari sopralluoghi e le costanti denunce. Questo è uno degli ascensori che si blocca. Si blocca facilmente, quasi tutti i giorni è a problema della porta, non chiude la porta. Al piano terra, in questi locali, dovevano sorgere delle botteghe. Tutto invece è rimasto in uno stato di degrado e abbandono. Ancora si vedono i resti di un drammatico passato, quando questo palazzo era un luogo di spaccio e pieno di nascondigli. Tutto attorno poi siamo circondati da rifiuti di ogni genere. All'ingresso c'è una discarica a cielo aperto dove non mancano materassi e frigoriferi. Abbiamo chiesto che venga convocato urgentemente un tavolo tecnico alla presenza di alcuni assegnatari proprio per discutere sui vari problemi che affliggono la palazzina. Nei giorni scorsi il sindaco Trantino ha effettuato un sopralluogo. Un agricoltore di 56 anni di Licata è morto travolto dal cingolato che stava utilizzando per arare un terreno in via Riesi. Il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato, finito in una cunetta. Sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, mentre al comando provinciale di Agrigento è stata mandata anche la gru, un'autoambulanza e un elicottero del 118, ma per il 56enne non c'è stato più nulla da fare. Sono molte le persone che al termine delle vacanze stanno rientrando nei luoghi di residenza. Il traffico è in aumento sulle strade e autostrade siciliane, mentre sullo stretto di Messina si registrano code per gli imbarchi e i traghetti. Francesco Triolo. È un sabato da bollino rosso sulle strade autostrade siciliane in questo weekend, l'ultimo di agosto segnato dal traffico del controesodo. Segnalazioni di code e rallentamenti arrivano dal consorzio autostrade siciliane in diversi tratti della rete. Traffico intenso oggi lungo l'autostrada Messina-Palermo nel tratto tra la barriera di Villa Franca e Boccetta in direzione Messina e tra Rometto e Villa Franca sempre in direzione Messina, tra poco prima dei Caselli. Code e rallentamenti a causa del traffico intenso anche sull'autostrada A18 Messina-Catania in direzione Messina all'altezza della barriera di Tre Messina. A conferma che proprio lo stretto è lo snodo cruciale delle partenze. Sì, sulla carta questo è il giorno di controesodo più pesante del calendario che attualmente abbiamo in previsione, però al momento il flusso è regolare, non ci sono particolari problemi. Devo dire che sulla scorta delle esperienze dei giorni passati le ondate arrivano quasi improvvise, prima sui caselli autostradali e poi di conseguenza poi si vanno a riversare sulla città. Agli approdi già dalle 10 di questa mattina si registra un costante aumento del flusso di traffico. Caronte Tourist e Blue Ferries hanno messo in mare tutta la flotta, 8 le navi traghetto private, 5 quelle della Compagnia di Ferrovie dello Stato. Il traffico in entrata verso il serpentone di Viale Giostra è considerato sostenuto, partenze delle navi ogni 20 minuti. E proprio questi due giorni saranno bollenti per la Sicilia stretta nella morsa del grande caldo. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute, l'allerta di livello 3, il più elevato, oggi interessa 16 città su 27 capoluoghi di provincia, bollino rosso a Messina, arancione a Palermo e giallo a Catania, con temperature massime percepite superiori ai 35 gradi ed in alcuni casi prossime ai 40. Minuti di paura in un bar-ristorante sulla strada statale 115 che da Gela porta a Licata. Durante una cena un giovane ha rischiato di morire soffocato a causa di un boccone di carne che gli è andato di traverso. Al salvarlo è stata la barista che si è accorta di quanto stesse accadendo e gli ha praticato la manovra di Heimlich. Ger Italia. Salvato dalla manovra di Heimlich mentre rischiava di morire soffocato da un boccone di carne rimasto incastrato nelle vie aeree. È successo a Giuseppe, giovane animatore che qualche sera fa stava cenando in un bar-ristorante sulla SS-115 che da Gela porta a Licata. Giuseppe e la fidanzata si stavano concedendo una cena rilassante ad una settimana dal loro matrimonio, quando, dopo aver ingoiato un boccone di carne, il giovane ha iniziato a strozzarsi. Istintivamente il ragazzo ha deciso di alzarsi dalla sedia e fare qualche passo, ma non è riuscito a liberare le sue vie respiratorie, neanche con l'ausilio di un cameriere che ha tentato di colpirlo ripetutamente sulla schiena. Attimi di paura che Giuseppe racconta così. In pochi secondi stava per finire tutto perché ero totalmente soffocato. Cercavo di darmi aiuto ma non riuscivo a liberarmi, non riuscivo a mandarlo giù e manco a farlo risalire. Poi ho cercato aiuto dentro, i ragazzi, lo staff del Bar Pisano mi hanno subito assistito.
Fondamentale l'intervento tempestivo di Priscilla, barista con alle spalle una solida formazione nel campo sanitario, che si è accorta del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di disostruzione. È una manovra che comunque dovremmo saper fare tutti, o comunque non solo questa, ma anche altre manovre di salvataggio. Dopo un minuto e mezzo circa che ha buttato via il boccone, ci siamo liberati completamente sia lui che io, ed è stato veramente grazie a Dio, perché è stato un miracolo del Signore. Non appena Giuseppe ha ripreso il colorito, i due si sono stretti in un lungo abbraccio. Se sabato lui e la fidanzata saranno sull'altare a pronunciare il loro sì, e soprattutto merito di Priscilla. Una statunitense di 82 anni è morta all'ospedale San Vincenzo di Taormina per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in piazza Cacciola. La donna, sposata con un uomo di Taormina, era a bordo di un'auto guidata dal marito quando l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro tre vetture in sosta. Trasportati entrambi in codice rosso in ospedale, l'uomo ha riportato solo fratture. La donna è deceduta per i numerosi traumi. E ieri pomeriggio, mentre sull'Etna imperversava un forte temporale con caduta di fulmini, il soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto per aiutare un gruppo di turisti ed escursionisti colti dal maltempo. Dopo la loro richiesta di aiuto sono stati raggiunti e assistiti fino all'uscita dall'area impervia e alle loro dove si sono potuti riparare dalla pioggia e dal rischio di essere colpiti dai fulmini. Sbarchi senza sosta a Lampedusa, sono quasi 4.000 i migranti nell'hotspot, un record per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima sulle più grandi delle isole Pelagie, dove dalla mezzanotte adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con oltre 500 persone salvate. Prefettura e Questura di Agrigento si stanno mobilitando per fare in modo che vengano messi a disposizione di Lampedusa navi e aerei militari per i trasferimenti, in quanto traghetti e pullman non bastano per trasferire tutti i migranti che devono essere trasferiti. Adesso una pausa, a tra poco. Ed eccoci rientrati in studio. È stato rovinato dalla notizia di gravi danni alla scalinata, il concerto di Levante. Alla fine, appunto, il parroco ha denunciato danni alla scalinata della cattedrale, gioiello del barocco, l'amarezza anche del vescovo. Sentiamo. Musica ma anche polemiche. Per l'unica tappa in Sicilia, Levante ha scelto Noto. Le canzoni che si intrecciano al barocco e dopo qualche ora il post del parroco che denuncia le condizioni della scalinata della cattedrale, in parte danneggiata. Nonostante tutto, però, la cantante siciliana ha regalato ai fan una strabiliante serata. Proprio questo, Alfonso, il suo primo singolo uscito nel 2013. Quest'anno Levante celebra i 10 anni di carriera e lo sta facendo con la sua band in giro per l'Italia. Opera Futura è il titolo della tournée, lo stesso dell'ultimo album pubblicato dopo il Festival di Sanremo 2023, dove ha partecipato con Vivo. Tante le canzoni che ha condiviso sotto il cielo di Noto, un continuo salto tra passato e presente del suo repertorio molto apprezzato. Naturalmente non poteva mancare la hit del momento che ascoltiamo spesso in radio. Anche se ormai è lontana dalla sua terra, Levante è nata a Caltagirone, la Sicilia la porta sempre dentro il cuore. La prossima tappa del tour sarà a Verona il 27 settembre, una grande serata evento, un'altra occasione per vederla cantare dal vivo. Ma per i concerti a Noto la Chiesa chiede di cambiare location. Il vescovo è molto amareggiato per quanto accaduto, scrive Don Maurizio Novello. Il Teatro Greco di Siracusa fu concepito per gli spettacoli, sottolinea, ma le scalinate della barocca cattedrale di Noto no.
Ecco, una pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, ultime operazioni di mercato per il Catania che attende novità dalle uscite prima di completare l'organico. Intanto vola la campagna abbonamenti, il Messina è vicino all'attaccante Plescia, mentre in Serie B turno di riposo oggi per il Palermo. Sergio Colosi. Abbonamenti, esordio stagionale e mercato sono i tre fronti su cui si muove il Catania. L'entusiasmo del popolo rossazzurro per una campagna acquisti da categoria superiore e anche di prospettiva è certificato dai numeri. In quattro giorni sottoscritte 11.514 tessere, dato superiore alle 11.427 totali dello scorso campionato. Mentre la squadra prepara l'esordio notturna venerdì al Massimino contro il Crotone, la società è impegnata al completamento dell'organico. Dall'uscita di Giovinco e forse di De Luca dipenderanno gli ingressi di un laterale destro che potrebbe essere l'ex Calapai e di un centrocampista più Fabio Castellano che Giuseppe Mastinu, seguiti rispettivamente da Alessandri e Torres. L'altra siciliana di Serie C, il Messina, prenota Vincenzo Plescia per l'attacco, in uscita a Daga, forse rimpiazzato dal giovane portiere De Matteis. Manca un terzino sinistro. L'ennesima politica a risparmio del presidente Sciotto passerà dall'esame del campo, ma è un roster con troppa gioventù e scarsa qualità. Giornata di riposo in Serie B per il Palermo che da calendario avrebbe dovuto affrontare la Regina o il Brescia. Martedì prossimo appuntamento serale nel turno infrasettimanale a Reggio Emilia. Aspettando l'annuncio ufficiale degli arrivi di Di Francesco ed Henderson, la società rosanero, dopo aver ceduto Saric all'Antalyaspor, darà Damiani alla Juve Under 23. È tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.